non so quali rapporti voi avete con il teatro in generale. C'è chi fa il lavoro. No, io ho una scuola, nel senso di frequento, mi esercito con grande passione. È una compagnia torinese, l'Accademia dei Fogli. Fa teatro. Ho fatto degli spettacoli miei come scrittrice, regista e attrice. E adesso sto da 6 anni frequentando la Marcida Marcidoris, famosa Mimosa. Li conosco. Io invece sono una spettatrice assidua e poi per lavoro mi occupo di un archivio che ha dei fondi totali di Living Theater, Carmelo Bene, che hanno materiali di Fadini, che è Edoardo Fadini. Sì, lo conosco, abbiamo anche lavorato sì. Era qualcosa magari di tuo, che tu anche prima di per alcuni anni. E anche adesso anche video teatro, perché c'è materia di Solari Vanzi, quindi certo. Così. Io faccio un po' di teatro, quando lavoro allora devo fare un pochino di teatro. Di cabaret. Vedete, qui veniamo all'argomento della serata. E quando tu dici io faccio teatro, poco. ti riferisci appunto ad un'esperienza particolare, mentre quello che sostengo io è che tutti quanti noi facciamo teatro sempre. E che sarebbe decisivo dal punto di vista culturale e anche politico saperlo. La distinzione non è fra recitare e vivere e non recitare, si recita sempre. La distinzione è fra recitare bene e recitare male. Questo è il punto di partenza. Però bisogna ragionare su questo punto di partenza, perché altrimenti rimane una battuta. Voglio dire, quando io ho cominciato a fare teatro professionalmente, alla fine degli anni 60, con la parola teatro si intendeva teatro di prosa. Era univoco il senso della parola teatro. Tutti quanti pensavano Pirandello, il testo che preesiste, un regista che ne diventa interprete, sempre nel rispetto del poeta con la P maiuscola, che è l'autore del testo, lo interpreta e utilizza gli attori che ritiene più idonei. Da quel momento in poi, da quel momento a oggi, la definizione di teatro è completamente esplosa, tant'è che non basta più, si ricorre al termine performance, che a sua volta ha una polisemia pressoché infinita, e per ognuno vuol dire qualcosa di diverso. Non so se conoscete Jerzy Grotowski. Jerzy Grotowski è stato uno dei grandi riformatori del teatro del Novecento, che ha lavorato sulla linea che era stata, diciamo così, inaugurata dal punto di vista della consapevolezza e della formalizzazione da Stanislavski, il cosiddetto processo delle azioni fisiche, psicofisiche. Cioè, Grotowski ha continuato il lavoro di Stanislavski, riprendendolo da dove Stanislavski si era interrotto. Perché Stanislavski era arrivato al lavoro sulle azioni psicofisiche quando c'era già il potere sovietico, tant'è che non poteva chiamarle psicofisiche, perché la psiche era una roba poco materialista. Sì, veramente materialista. Si chiamavano fisiche, ma lui intendeva psicofisiche. Le azioni psicofisiche nascevano da una autocritica dello stesso Stanislavski su ciò che lui aveva teorizzato precedentemente sulla memoria emotiva e la memoria affettiva, no? Precedentemente aveva sostenuto che l'attore, per essere vero in scena, deve ricordarsi delle emozioni che ha vissuto, diciamo i soldoni. E invece poi si è reso conto nella pratica che le emozioni non si possono comandare,
non si possono avere a comando, quindi se ti affidi a quella prospettiva la tua ispirazione è sempre cangiante, è sempre precaria, è difficile e ti porta poi a intensificare una tecnica che è tutto un trucco per simulare la verità, no? Quello che chiamava il pompare, pompare per dare l'impressione di immergersi. Grotowski, perché l'ho citato? Perché Grotowski parte da lì e arriva a un altro punto, a un culmine, e utilizza il termine performer per dire il performer è il guerriero, il performer è il sacerdote, ed esclude per esempio lo sciamano, esclude i fenomeni estatici, perché i fenomeni di possessione soprattutto non sono governati da chi li vive. Quando finisce la possessione il posseduto non si ricorda che cosa è successo, mentre l'attore deve governarsi, deve governare la propria espressione. L'attore deve essere capace di drogarsi senza assumere sostanze. Bene. In pratica, no? E usa il termine performer. Il termine performer però oggi voi se lo dite in giro, cioè, all'università, in qualche posto, ognuno lo intende a modo proprio. Performer è tutto, no? Dalla prestazione a forme di rappresentazione che privilegiano altri linguaggi rispetto a quello propriamente teatrale. Quindi parole come teatro, performance significano assai poco. Invece il concetto di arte drammatica, così come è stato formulato da Aristotele in primis, che lo ritiene nel cui testo, la poetica di Aristotele, sapete, la poetica si intitola così perché la parola poiesis è nel primo rigo, non è il titolo. E tutti quanti siamo abituati a intendere la poetica come un trattato di teoria letteraria, teoria del testo. Invece per Aristotele il concetto di arte drammatica coincide assolutamente con quello di poesia, perché la poesia non è, secondo Aristotele, quella cosa di cui parlava Gorgia, cioè il riferimento è sempre a Socrate e ai suoi insegnamenti, non è quella cosa di cui parlava Gorgia, cioè le parole organizzate in versi, grosso modo, ma la poesia è invece parola, canto e danza, cioè esecuzione della poesia, performance della poesia. E in questo senso arte drammatica in senso pieno. E la cosa curiosa, noi tutti siamo abituati a pensare alla società ellenica come, giustamente, come una società fallocratica, maschilista. La cosa curiosa invece è che Socrate, quando deve spiegare che cos'è la poesia, si rivolge nel famoso dialogo, si rivolge Simposio ai suoi dicendo: a me l'ha spiegato una donna che cos'è la poesia, questa diottima, e che gli aveva spiegato esattamente questo, che la poesia è parola, canto e danza, non è scrivere i versi, e quindi arte drammatica.